Jam TV. Questa è la parte della cosiddetta general admission, cioè dei posti non riservati, dove il pubblico può assistere all'evento o stando in piedi o portandosi seggioline e sdraio da casa. Come vedete la distanza dal palco è piuttosto notevole, però ci sono torri con l'amplificazione disposte sostanzialmente ovunque che garantiscono una acustica perfetta e la possibilità di sentire il concerto benissimo da qualsiasi posizione. Certo, la visuale è molto molto modesta, anche se ci sono due grandi schermi fatti apposta per il pubblico che assiste da questa postazione e che consente ovviamente di vedere un po' più da vicino gli artisti che sono in realtà molto in lontananza. È un modo di vivere il concerto un po' come i vecchi tempi, come i grandi festival degli anni 60, è una Woodstock in cui però si sente molto meglio e dove l'organizzazione, ve lo garantiamo, è davvero perfetta in ogni singolo dettaglio, ma ne parleremo più avanti. Intanto noi ci recchiamo sotto il palco perché tra non molto partirà la seconda serata del secondo weekend del Desert Trip. Il sole sta calando qui nella Coachella Valley e tra pochi minuti inizierà la seconda serata del secondo weekend del Desert Trip. Qui a giudicare anche dal pubblico presente sembra che una nuova Beatlemania abbia invaso gli Stati Uniti. Sono tantissimi appassionati e fan di Paul McCartney, ma la serata comincerà, come si vede già dal set creato con i tipi indiani, dal concerto di Neil Young con Promise of the Real, la band dei figli di Willie Nelson.